Allora, oggi è uscito un pochino il sole E quindi sono qua che lavoro in giardino, tranquilli, rilassati, faccio le mie cose. Mi sono fatto anche un bel tè caldino che adesso ci metto il miele. E via, perché stanotte mi è venuta un pochino di tosse, mi è uscita un pochino di tosse e quindi adesso spero che con insomma una tisana calda, un tè caldo mi dia un po' di energie. Penso un po' di freddo. E l'anelli continuava a muoversi anche, cioè è stata un'agonia. Dai, facciamo così intanto, non emetto tanto perché tanto si raffredda, continuo a dire tanto per forza. Tolto la maglietta perché si muore di caldo, cioè non è che si muore, però volevo prendere un po' di sole, si sta meglio. Dovevo farmi la pasta, ma alla fine è una cosa leggera, mi mangio dei pomodori e la piadina avanzata da ieri. Era avanzato un po' di prosciutto, un po' di Philadelphia e ho detto, ah, sì, dai, va bene, facciamolo. La montagna è anche questo, mi sa che tra un po' viene giù il diluvio, infatti mi sono spostato dentro a lavorare. Speriamo che vada via, perché dopo per le 6 o giù di lì voglio andare a fare aperitivo nel ristorante di un mio amico che ha appena aperto da poco, mi piacerebbe provare. Devo andare a prendere un mio amico. Vediamo se becco anche adesso il muretto. Cioè non passa mai nessuno, deve passare qualcuno esattamente quando passo io. Seba e adesso andiamo nel baretto del mio amico ristorante a fare aperitivo. Il Seba è un regalino per Nelly, l'Anelli. vieni qui. Nelly? Nelly, vieni qua. Oh, boccettino. Nelly, lì. Vieni qua, vieni qua. Seduta. Cos'è sto suono? Seduta. Seduta. Zampa. Ok, va bene, dai, più o meno la zampina me l'hai data. Cos'è che hai preso? Un cinghialotto? Non gli piace il cinghialotto? Uno, due, il regalino all'Anelli. Sì! Porco! Che carino, grazie. Nelly, ti piace? Il mio cinghialotto. Guarda com'è felice. Niente ragazzi, è arrivato Seba, stasera ci mangiamo le cotolette, le patate che ho portato e quindi adesso sto pelando le patate. Ora sono in ginocchio perché sennò non mi vedete, sono troppo alto per questo tavolino, mannaggia me. E stasera ci guardiamo un filmettino, dopo vediamo cosa c'è su Netflix o Prime, molto in chilling. Domani sera, a parte che sale qua anche un'altra mia amica, ma ci sarebbe la possibilità, cioè un mio cliente mi ha chiesto se posso andare a fare le foto per una sua serata, discoteca, che casualmente è giusto qua vicino, quindi sto valutando se abbandonare la barca e andare via un paio d'ore, oppure se stare qua con gli altri. Quindi adesso valutiamo un po' pro e contro, anche perché non ho portato la macchinetta, non ho portato niente, quindi dovrei farmela portare su in qualche modo da qualcuno che sale. Nulla è possibile, per carità divina, però non è il massimo. Non è il massimo. Ok, sono riuscito a pelare tutte le patate, adesso le sbuccio e poi le facciamo in padella, che vengono buone.